E salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Guido Tramontano. Anzitutto due cose, buona domenica ragazzi e grazie, grazie, grazie. Grazie perché siamo arrivati a 20.000 iscritti e ancora non ci credo, non so come ringraziarvi, è solo merito vostro. Io vi porto contenuti, voi mi seguite, voi mi supportate, voi mi date la forza di andare avanti seguendo questa passione, questo sogno, tra virgolette, e di conseguenza grazie. Ma non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo subito col nuovo video. Oggi voglio mostrarvi come portare la navbar dell'iPhone X su Android. Fermi! Per chi mi segue lo sa bene che ovviamente, come dire, io e iPhone non abbiamo tanto amore, anche se sì, ho un Macintosh, però tra Macintosh e iPhone per me c'è un mare, mare di differenza. Ebbene, però c'è una cosa che quando Apple ha annunciato l'iPhone X mi ha subito incuriosito, e cioè la navbar. La navbar è quella barra sul display dell'iPhone X che ci permette di, mediante praticamente opportune gesture, fare back, cioè andare indietro, aprire le applicazioni recenti, muoverci tra le app, eccetera, eccetera. L'ho trovata molto, molto simpatica e volevo provarla. Ma aspettate, perché volevo provarla? Perché, per chi sempre mi segue sa, io ho un Galaxy Note 8 e Samsung ha implementato questa cosa. Ossia, se io sto all'interno di un'applicazione e praticamente ho la possibilità di vedere l'applicazione tutto schermo, c'è sempre praticamente in basso quella fastidiosa banda nera. Banda nera che praticamente mi permette di andare alla home, di andare indietro o di aprire le applicazioni recenti. Ovviamente, sempre per chi sa magari un po' di Samsung, questa barra nera si può togliere. Si può togliere cliccando praticamente su tre volte su un pallino al canto della barra nera, e questo ci permette di spostarla praticamente sotto lo schermo. Questo perché? Perché io ho un display molto grande e voglio tutto il display a disposizione dell'applicazione che sto utilizzando, non voglio entrarci, e quindi bene, utilizzo l'app così. Però, sempre come potete vedere qui nella clip che vi ho registrato, per andare indietro, per aprire le applicazioni recenti, devo prima fare uno swipe verso l'alto e poi posso cliccare sul tasto indietro o sull'app recenti, cosa che mi permette quindi di rallentare quello che è il mio flusso di operazioni, perché devo fare due operazioni per compiere in realtà un input solo. Di conseguenza, questo ovviamente, aperta e chiusa parentesi, non si ripete o comunque non accade per il tasto home, perché ovviamente gli ultimi Samsung hanno il 3D touch all'interno praticamente di una piccola zona proprio a corrispondenza del tasto home, e quindi se clicco un po' più forte lì va direttamente nell'home, quindi non c'è problema. Di conseguenza, che cosa succede? Siccome io non volevo fare uno swipe verso l'alto e poi cliccare indietro, per esempio, ma comunque volevo avere tutto il display a disposizione, ebbene, questa cosa me la poteva permettere la navbar dell'iPhone X. Perché la navbar dell'iPhone X, che sta lì sotto, ti permette di avere tutto lo schermo a disposizione, ma non intralcia la vista, ci permette tramite delle gesture di fare le operazioni che più desideriamo. Ebbene, girovagando un po' per il Play Store, ho trovato un'applicazione che, al momento in cui l'ho scaricata, era gratuita. Adesso costa 2 euro, ma niente paura, in descrizione di questo video trovate il link per l'APK. Lo cliccate, la scaricate, è del mio drive, quindi non ci sono virus, non vi voglio rovinare i telefoni, e quindi la potete scaricare qualora la volete. Perché, a mio avviso, è molto molto utile, non solo praticamente per chi ha un dispositivo a display intero, però secondo me può essere molto utile per qualsiasi tipo di dispositivo, perché può velocizzarvi senza praticamente spostare i pollicioni o gli indici dal display alla scocca dello smartphone molte molte operazioni. Lo vediamo adesso più nello specifico andando qui sul banco di lavoro. Vediamo questa applicazione come funziona veramente e vediamo quale e come impostare varie funzioni che a mio avviso sono molto molto utili. Dunque non ci perdiamo in chiacchiere e passiamo subito al banco di lavoro. Eccoci qui ragazzi, siamo passati al banco di lavoro. Come potete vedere, l'applicazione praticamente di Facebook, ad esempio, per essere a schermo intero dovrebbe essere praticamente priva di questa navbar scura che ho qui in basso, che permette di andare per l'appunto indietro nella home e nelle applicazioni recenti, il che significa che posso tranquillamente cliccare qui sull'impostazione che mi dà Samsung per modificarla e nasconderla. Che significa però che se volessi per l'appunto fare una delle operazioni fatte precedentemente, devo prima fare uno swipe e poi cliccare su quel che voglio, il che è più scocciante, come potete immaginare, mi deve far fare un'operazione in più che io non voglio fare. Ovviamente a questo si può praticamente ovviare con la navbar dell'iPhone X,
perché posso fare uno swipe verso destra per andare indietro, uno swipe verso sinistra per andare nelle app recenti. Potrei applicargli anche uno swipe verso l'alto qualora lo volessi, cosa che io non faccio perché sul Note, per l'appunto, se faccio uno swipe verso l'alto con la navbar nascosta, questa navbar fuoriesce e va a contrapporsi con l'animazione e dunque l'impostazione che vado a impostare poi qualora mi piacesse lo swipe verso l'alto, e dunque non voglio. Queste impostazioni sono facilmente applicabili per l'appunto con X-Home Bar, che vi lascio qui in descrizione, prettamente gratuita se la scaricate dalla descrizione del video. E come potete vedere possiamo applicare alla navbar tre praticamente gesture, verso destra, verso sinistra e verso l'alto. Ogni gesture può fare una di queste impostazioni, cioè andare alla home, aprire le app recenti e andare indietro, buttare giù la tendina delle notifiche, selezioniamo un'app che possiamo lanciare, non so, Telegram, facciamo lo swipe e Telegram si apre, possiamo aprire i quick setting, premere il tasto del menu, lanciare uno screenshot o bloccare lo schermo. La navbar è ovviamente personalizzabile, possiamo aumentare la trasparenza o i colori qualora lo volessimo, io ce l'ho al 70% in modo tale che non va a contrapporsi con lo schermo. Possiamo mostrarla o no, io preferisco mostrarla, aumentare lo spessore, l'altezza, l'altezza dal margine, per esempio qui ovviamente sarebbe ridicolo, io la tengo al 5% in modo tale che è più vicino alla scocca possibile. Ed infine possiamo nasconderla nelle app a schermo intero, io preferisco tenerla, e poi mettere o no la vibrazione, io preferisco anche qui tenerla, però con una vibrazione molto minima del 5%, in modo tale che non va ad impattare sull'uso della batteria. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo video, spero che vi sia piaciuto e soprattutto fatemi sapere qui nei commenti se effettivamente per voi può essere utile questa soluzione che ho trovato oppure no, seppur richiama l'arcinemico Android e quindi l'iPhone. Mi raccomando, iscrivetevi ed entrate a far parte di questa grande famiglia Android se ancora non l'avete fatto e lasciate un bel like per supportarmi, mi farebbe molto molto piacere. Come sempre ci vediamo in una nuova puntata nel video di giovedì. Ciao!